benvenuti in un mio nuovo video. Allora, c'è stato un problema oggi perché praticamente non avevo voglia di parlare perché d'altronde, cioè, avevo proprio bisogno di farmi la doccia. Di conseguenza, se non mi faccio la doccia nel momento in cui ho bisogno di farmi la doccia, anche se non ho voglia di farmi la doccia, perché di farmi la doccia non ho mai voglia, poi dopo che mi faccio la doccia posso iniziare a parlare. Non sono molto brava a fare queste cose. Prima di usare questa maschera, io le maschere, tutte le robe per i capelli danneggiati non le usavo perché pensavo fossero, diciamo, per le persone più anziane. Invece no, raga, ora ho notato che dopo le treccine che mi sono fatta, che per l'amor di Dio, bellissime, anzi, lei me l'ha fatta pure strabene, però comunque le treccine ovviamente è normale che prudano, è normale che è tutto normale, no? E niente, e di conseguenza mi hanno iniziato, cioè mi sono iniziati a cadere i capelli, come è normale che sia, ma io ho visto che me ne sono caduti più del dovuto. Adesso le persone dicono di no, io boh, ho visto così, di conseguenza ho voluto prendere questa maschera e mi sta facendo molto, però mi fa molto di più questo qua che è sempre della Garnier, che quindi mi fa crescere in maniera più solida i capelli in teoria. Avevo fatto sta che, raga, boh, io questo qua invece secondo me davvero funziona molto. A me onestamente adesso non so cosa sia tra i capelli danneggiati, la maschera, questo qua che è un siero, non so cos'è che stia facendo. Comunque io mi sento i capelli molto più solidi e me ne sento di più proprio. Quindi, cioè, raga, voi dovevate vedere tipo 2 mesi fa i miei capelli come erano messi dopo le treccine. Anzi, non è che dovevate vedere perché c'è un video sul canale. Boh, raga, io mi vedevo letteralmente la metà. Boh. Ok, raga, nell'arco di 5 minuti me li sono asciugati, ma perché ho pochissimi capelli, quindi è normale che mi asciugo più veloce. Sono venuti così. E ora ci mettiamo le ultime cose, ossia sempre un pochettino di acqua, questo qui, che è l'olio d'argan. Allora, ragazzi, sto facendo colazione, non mi sono ancora truccata, infatti devo sbrigarmi con yogurt greco, minchia giù una trucca, banane. Yogurt greco. Raga, stavo provando a fare l'almond girl. Fa troppo schifo. Yogurt greco, banane e olio saiba. Il problema principale è che ho nafta, perché sennò sarei qua a mangiarmi i biscotti col cioccolato. Allora, i biscotti questi qua. Li ho consigliati in un video. Questi qua fanno schifo. Ah, sono buoni. Misura, non ci siamo. Prima mangiavo sempre sano, vi facevo i video. Andiamo in palestra. Mangio bene, mangio solo yogurt greco per tutta la vita. E invece no. Ora, questa cosa non mi piace. Prima mi piaceva, ora no. Allora, quando il video delle Pringles arriva a 1 milione, mancano 8.000 visualizzazioni, chiamiamo la Pringles e gli chiediamo di inviarci una fornitura a vita. Perché erano sponsorizzati. Sì, 1 milione di visualizzazioni. Sai quanta gente si è mangiata le Pringles dopo quel video? Io che mangio così, non credo. Non c'è niente. Allora, raga, mi sono fatta il pranzo. Siamo tornati dal centro perché alla fine non abbiamo fatto praticamente niente, ma tanto oggi riusciremo. Comunque, mi sono fatta il pranzo, peperoni, poi c'è due tortilla che sono praticamente delle piadine più sottili con mozzarella proteica e prosciutto cotto dentro. Assaggiamo. E stiamo guardando una roba di tradimenti, io e mia sorella. Oh, una serie, dico. Allora, io le amo le tortilla perché sono delle piadine più piccole e più sottili. Buonissimo. E poi questi peperoni li ho fatti un po' di tempo fa. Ci vediamo dopo che vi porto con noi a comprare le cose per la scuola. Allora, raga, stiamo andando, dobbiamo fare qualche acquisto, io ve l'ho detto, e ora vi portiamo con noi e vi farò vedere cos'è che compreremo. In realtà dovremo comprare un bel po' di cose,
ma poi alla fine quando andiamo al supermercato, al centro commerciale, poi alla fine compriamo letteralmente la metà delle cose perché non ci sono, cioè non c'è quello che vogliamo. Comunque ora vediamo cosa troviamo. No raga, niente, non c'era proprio niente di simile. Quindi no, non ci siamo. Niente raga, anche qui non abbiamo trovato niente. Completamente vuoto lo scaffale, ve l'ho fatto anche vedere, era letteralmente vuoto. E devo prendermi per forza un correttore perché non ce l'ho più, e anche una matita illuminante, quindi ora andiamo a trovarlo, cercare da qualche parte per forza. Cioè raga, sto trovando solo cose così. Sto solo cercando una bandana e trovo solo cose così. Letteralmente solo così. Ragazzi, siamo anche appena andati via da H&M, sta dimostrando uno shopping fallimentare perché non stiamo letteralmente facendo shopping, non c'è niente che mi piace. Avevo trovato una gonna, pantalone che mi piaceva abbastanza, però cioè fate conto che io ora sono vestita con i pantaloni lunghi perché c'è un botto di freddo e siamo dentro un centro commerciale, quindi non ne vale la pena, piuttosto cioè o compro cose invernali in saldi, che non ce ne sono, praticamente sono finiti i saldi. E vabbè, quindi ora andiamo, non so dove, cioè tutto è andato male, però vabbè, ora faremo sicuramente shopping anche per la scuola, quindi quello non può andare male. Allora raga, la mia sorella ha preso questi pantaloni che sono sicuramente da fare. Dai. Mia sorella ha preso questi pantaloni che sono sicuramente orribili, e quindi abbiamo scommesso sul fatto che se sono orribili non li prende, se sono belli glieli compro io, ma tanto fanno schifo addosso a lei. E addosso a tutti, a parte una persona incinta, quindi andiamo. No, cioè veramente, no, mettiti normali, mettiti normali, facciamo vedere cos'è che ha pensato mia sorella. Sono veramente, sono terribili. Oh, dal video rendono anche meglio, posso dire, sono veramente terribili. Però sono anche un taglio sbagliato. A parte che sono larghi. Ma perché ovvio, è taglia unica perché per le donne incinta, l'ho detto io. Sono belli, eh? Promuovi, almeno te li compro. Sono orribili. Raga, ora facciamo un pochettino di shopping per la scuola e lo faccio vedere in un altro video. Comunque non abbiamo trovato niente nel resto dei negozi. Raga, queste cose qua sono le cose più utili del mondo, solo che mia sorella non me lo vuol prendere di marca perché è povera. Scusate, 3,49€. Mi fa un po' paura. Oddio. Cioè, raga, mi pare che mi devo prendere i quaderni, queste cose qui che sono sempre orribili. 10 quaderni, 4 euro. Sempre orribili, ecco, 10 quaderni. Poi guardate che colore, il blu. Il blu, terribile sta roba. Ragazzi, quando andavamo a fare il shopping anche per mia sorella, ero tipo scioccata dal fatto che non usasse il diario, non usasse... No, e dico ora ho capito. Cioè praticamente ci stanno facendo pagare di meno perché c'è sto spazio che occupi e alla fine poi ne prendi di più. Ho fatto esaurire mia sorella perché odio i bambini e c'erano tutti i bambini nel reparto della scuola e ci ho messo 4 ore. Siamo qua che stiamo aspettando la fermata dell'autobus, cioè l'autobus che arrivi. E abbiamo fatto un pochettino di bottino, ma davvero pochissimo, perché non abbiamo trovato ovviamente tutto quello che volevamo, come vi avevo già detto prima del supermercato. Siamo tornati a casa e in questa camera c'è letteralmente il delirio, ma proprio il delirio, cioè il delirio, capite? Là sono tutti degli elasticini caduti per colpa di mia sorella. E oltretutto mia sorella ha il raffreddore e deve uscire stasera, e anche io, e lei si sta lamentando da 4 ore perché non sa cosa scegliere di outfit. No, perché tutti i medici sono giù a Napoli. No, e che è anche presa malissimo, boh, non si capisce niente. Comunque ora metteremo la stanza a posto insieme, ma non troppo insieme perché velocizzerò la cosa, perché è veramente troppo in disordine. Vado a prendere un bicchiere d'acqua e iniziamo. Io sono qua.
a mangiarmi mais in scatola perché ho molta molta fame. Sono le 7:30, quindi visto che verso le 9:30 devo uscire e mia mamma non è ancora tornata con la cena, che sarà probabilmente un'insalata, intanto io metto a posto questa stanza che è veramente il delirio. Vi ho posizionato qua in modo tale che ora viene mutando. Sofia, mi sono qualcosa perché devo... Non so, sono in testa. Non sono sconvolta, vabbè. L'ho posizionato qua in modo tale che voi vedete questo pezzo, ora metto a posto questo. Poi anche qua dietro c'è tutto un casino, ma lo vedremo dopo. Ora vi velocizzo e inizio a mettere a posto. Raga, come spuntino, invece di mangiarmi le patatine, mangi in scatola. La vita. Va bene, basta raga, ora finisco davvero di mettere a posto. Guardate la camera com'è così. Oh, non si vede niente. O comunque l'ho già iniziato a mettere a posto. No, da così. Va bene, ora vi faccio vedere la roba finale. Allora raga, è da 4 ore che stavo cercando il telefono perché sono le 8:30, come vi ho detto, alle 9:30 devo uscire. E mia mamma mi ha portato questa insalata dove c'è parmigiano, reggiano, noci e crostini, e poi c'è anche l'aceto balsamico in teoria. Oh sì, e poi dovrebbero esserci anche le posate che ora non vedo, comunque vedete è diviso così. E poi queste insalate mi viene più voglia di mangiare, ma non ci sono davvero le posate, ma no, cioè nel senso se sei fuori. Buona. Ora allora ragazzi, questo video si conclude qua. Questo pezzo di video lo sto facendo un pochettino più là poiché quel giorno ero tornata molto tardi, perché appunto come vi ho detto sono tornata molto tardi, quindi mi sono buttata a letto e basta. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna mia notifica. Seguitemi su Instagram, mi chiamo Giulie_Bembe, su TikTok giuliarembo_W. E niente, vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!